US Open 2017, Keys e Stephens per il titolo. Il torneo femminile vive quest'oggi, a Flushing Meadows, il suo ultimo atto. Sloane Stephens e Madison Keys si giocano, non prima delle 22 italiane, il quarto slam di stagione. Non può essere definita una finale a sorpresa, almeno per quanto visto in questa porzione di 2017 dedicata al cemento. Dove non arriva la classifica, è il campo a fornire le risposte. Madison e Sloane, infatti, devono ancora completare il ritorno nell'elite del ranking, in questo senso grossa mano dà il torneo corrente meno, ma possono essere annoverate senza dubbio tra le migliori giocatrici del circuito, ancor più in contesto veloce. La Stephens si presenta a New York con pochi tornei nel bagaglio, ma due semifinali pesanti, a Toronto e Cincinnati. Snod decisivo al secondo turno, doma la Cibulkova, finalista a New Haven, e si candida a Mina Vagante. Barty, Goerges e Sevastova, prima di affilare la racchetta per il derby con Venus. 75 al terzo, una partita a scalini, in costante oscillazione. Discorso similare per Madison Keys, da alcuni mesi in campo, ma solo sul cemento realmente competitiva come in passato. Titolo a Stanford, terzo turno a Cincinnati, a un passo dal successo con la Muguruza, turning point con la Svitolina, regina a Toronto. Meno problemi, per lei, in semifinale, un uragano a spazzare via la connazionale Van de Veghe. Per la Stephens, 7 partecipazioni all'US Open, in archivio il quarto turno del 2013. In stagione, primo turno a Wimbledon, KO con la Risk nel match del rientro dopo il lungo stop. Per la Keys, quarto turno nel 2015 e nel 2016, nell'annata corrente, seconda fermata fatale al Roland Garros e a Wimbledon. Cenerentola e al Gran Ballo. Come vi abbiamo raccontato per introdurre l'evento odierno. La tensione può giocare un ruolo decisivo, il braccio può farsi pesante a un passo dal sogno. Punti di contatto evidenti, i problemi fisici e un difficile recupero, interrogativi e paure, successi e gloria. Un frullato di emozioni che non permette un pronostico certo. Non si può identificare una logica favorita. Entrambe hanno colpi definitivi e un carattere forte, entrambe sanno reagire alle avversità e prendersi la ribalta. Esiste un unico precedente, a Miami, nel 2015. 64-62 per la Stephens. Sloane punta a confermare un dolce ricordo, la Keys a consumare una vendetta prestigiosa.